Buongiorno a tutti. Con la lezione di oggi vogliamo concludere l'esplorazione di questa classe NP e soprattutto della classe degli NP completi, facendo ancora alcuni esempi di problemi che sono NP completi, facendo ancora alcuni esempi di problemi che sono vicini a problemi che invece sono polinomiali deterministici, quindi in qualche maniera ci fanno vedere meglio il confine che esiste tra queste due classi, e poi concluderemo con un piccolo diciamo, accenno alla teoria dell'approssimazione e in qualche maniera cerchiamo di capire che cosa si può fare all'interno della teoria classica della componibilità e calcolabilità per problemi che sono difficili, che sono NP hard. Il fatto di rimanere all'interno della teoria in qualche maniera è un vincolo che noi ci poniamo e vogliamo affrontare in qualche modo questi problemi difficili, però con soluzioni che in qualche maniera la cui esattezza riusciamo a prevedere. Tra poco vediamo cosa vogliamo dire. Se vi ricordate, abbiamo questa lunga lista di problemi che abbiamo esaminato, ce n'è uno però che non abbiamo nominato lì e che invece andiamo a esaminare adesso, che è quello della soddisfacibilità di formule proposizionali in forma clausale, però dove il numero di letterali per clausola è limitato a due. Prima di anche metterci ad esaminare questo problema, dobbiamo convincerci che questo problema è fondamentalmente diverso dagli altri problemi di soddisfacibilità che abbiamo visto. Se vi ricordate, lo abbiamo nominato quando abbiamo fatto il nostro ripasso della logica proposizionale, abbiamo nominato questo problema, abbiamo detto che sarebbe risultato interessante. Questo è il primo momento, non è l'unico, in cui questo problema è interessante. E quindi la cosa che mi preme andare a vedere è perché questo problema è diverso dal problema della K soddisfacibilità. Infatti noi abbiamo cominciato, quando abbiamo cominciato a parlare di SAT, abbiamo detto che da qui noi riusciamo a passare a 3 SAT preservando tutte le caratteristiche di questo problema, perché esiste un modo per tradurre ogni formula proposizionale in una formula proposizionale equisoddisfacibile che non ha implicazioni, che non ha doppie implicazioni, in cui ogni pezzo della formula è una clausola, le clausole sono tra di loro connesse attraverso congiunzioni, e all'interno la clausola ha al massimo 3 letterali. Abbiamo fatto tutta una serie di passaggi che ci permette di arrivare a questo punto in maniera polinomiale deterministica e quindi dire: guarda, se questo problema è NP-hard, anche questo problema deve essere NP-hard, e quella era la nostra riduzione. Noi abbiamo costruito fondamentalmente la riduzione che diceva che 3 SAT è più difficile di SAT attraverso questa serie di passaggi. In particolare, però, l'ultimo di questi passaggi diceva: quando siamo arrivati a clausole di lunghezza arbitraria, trasformiamo queste clausole in clausole di lunghezza 3, eventualmente aggiungendo lettere proposizionali. Noi non preserviamo l'equivalenza, bensì preserviamo la soddisfacibilità, le interpretazioni che soddisfano la formula originale possono essere estese a interpretazioni che soddisfano la formula di arrivo. E il trucco, uno dei trucchi, era questo qui: se noi avessimo una clausola di quattro elementi, chiamo R ed S qui, P, O, Q, O, R o S, noi lo possiamo trasformare in un gruppo di due clausole da tre elementi, facendo questo scherzo, dicendo: noi aggiungiamo una lettera proposizionale che va a catturare il significato di queste due, e quindi otteniamo P oppure Q oppure Z da un lato, e dall'altro, lo mettiamo in congiunzione,
Questo Z, a questo Z veniva dato il significato di erbe od esse, se uno lo dovesse fare senza rispettare il vincolo di essere clausole, uno scriverebbe erbe implica erbe od esse, che è il significato. E noi trasformiamo questo in non Z, scusate, Z implica erbe od esse. E noi trasformiamo questo in non Z oppure R oppure S. Quindi se questa clausola, sospensibile, questa clausola è ovviamente sospensibile perché ho utilizzato solo cose positive, però l'idea è ogni interpretazione che soddisfa questa clausola può essere estesa ad un'interpretazione che soddisfa entrambe queste clausole, scegliendo opportunamente il valore di Z. E allora uno potrebbe dire che magari questo scherzo può farlo lo stesso, per esempio passando da 3 sat a 2 sat. Dove sta scritto che questa cosa non la posso fare? Allora, come risultato di quello che andiamo a vedere tra poco, quindi un risultato, se volete, indiretto attraverso la complessità, noi sappiamo che questo scherzo non lo possiamo fare, almeno non in maniera deterministica polinomiale, però è importante capire che il trucco in sé, così com'è, non funziona. Perché se io adesso prendo una di queste qua e dico applico lo stesso principio e quindi ne prendo due qui e la faccio diventare una, al momento di tradurlo noi otterremo qui P oppure T e va bene, questa è la 2. Se volete questa la mettiamo in rosso per rispettare i nostri vincoli di colore. P oppure T, e poi da questa parte cosa ci devo scrivere? Dovrei scrivere che T ha il significato di Q o Z, e quindi dovrei scrivere non T oppure Q oppure Z. Siamo passati da una clausola da 3 a una coppia di clausole di cui una si è da 2 ma l'altra è ancora da 3. Quindi questo trucco in qualche maniera è arrivato a un punto fisso, non si riesce più a scendere sotto i tre letterali per clausola e pertanto questa traduzione qui, questa riduzione qui cominciamo a sospettare che non si possa fare. Adesso noi andiamo a dimostrare che questa cosa proprio non si può fare, ma lo facciamo in maniera indiretta. Come lo facciamo? Mostrando che 2SAT ha un comportamento computazionale molto diverso da quello di 3 SAT. Infatti abbiamo che il problema di stabilire la soddisfacibilità di una formula in forma clausale, dove ogni clausola ha al massimo due letterali, è polinomico deterministico. Noi possiamo quindi trovare la macchina di Turing, che è efficiente, non utilizza nessun passo non deterministico e stabilisce se una formula fatta in quel modo è o no soddisfacibile. Per fare questo utilizziamo il seguente trucco. Andiamo a tradurre ogni clausola, ogni formula fatta in questo modo in un grafo che potremmo chiamare grafo equivalente alla nostra formula. E poi noi quello che facciamo è andare a risolvere un facile, ben noto problema sui grafi, che è il problema di trovare il cammino tra due vertici. Come facciamo questa cosa qui? Dunque, intanto osserviamo che data una clausola di due elementi, diciamo P o Q, vediamo se riesco a scriverlo bene. Diciamo P o Q, questa clausola è equivalente a due implicazioni, è equivalente a non P implica Q, ma anche a non Q implica P. Queste tre cose sono tutte equivalenti. Allora io quello che decido di fare è dire che quando trovo una clausola di questo genere, allora io costruisco un pezzo di grafo fatto così. P non P, Q non Q. E quando ho questa clausola dico che non P implica Q, non P implica Q e non Q implica P, non Q implica P. Vedete, ho trasformato la clausola in un pezzo di grafo. Ora, questa clausola, e questi tre oggetti sono tra di loro equivalenti, quando vi immaginate più clausole, diciamo in congiunzione all'altra, e queste più clausole generano
se aggiungiamo lettere proposizionali, generano qualche vertice in più. Però in particolare maniera, quando aggiungo una nuova clausola sulle lettere proposizionali che già avevo, aggiungo un nuovo vincolo, aggiungo un nuovo arco su questo grafo. Se questa è la formula che noi abbiamo qua, adesso lo vedremo con un esempio, però se questa formula che abbiamo idealmente qui fosse insoddisfacibile, e allora lo sarebbe perché non c'è modo per almeno una lettera, non c'è modo di assegnare il suo valore di verità mantenendo la coerenza. Vorrebbe dire che se in questa formula io assegno a P il valore vero, ottengo una contraddizione, e se gli assegno Q il valore vero, scusate, assegno a P il valore falso, anche in quel caso ottengo una contraddizione. Trasformiamo queste contraddizioni in cammini. Vediamo queste contraddizioni come cammini, e dire che non posso assegnare a una certa lettera un certo valore significa che da quella lettera io riesco a trovare un cammino che mi fa arrivare al suo contrario. Vedete allora che la costruzione ha un senso, perché è più probabile che le formule siano insoddisfacibili quando aumento il numero di vincoli che pongo, il numero di clausole che aggiungo, e quindi aumento il numero di archi, rendendo più probabile l'esistenza di un cammino. Ho parlato di insoddisfacibilità, ma noi stavamo in realtà cercando di risolvere il problema della soddisfacibilità. D'altra parte, se io riesco a dimostrare che il risolvere l'insoddisfacibilità di formule fatte in questo modo è un problema P, basta ricordare che P è chiuso sotto negazione, allora lo sarà anche il suo problema contrario, lo sarà quindi anche il problema della soddisfacibilità. Andiamo a vedere questo con un esempio completo, e andiamo a vedere tutta la costruzione, e convinciamoci che questa costruzione è una costruzione, anche lei, polinomiale deterministica. Altrimenti non riusciremmo ad arrivare alla conclusione. Lo facciamo con una formula, per esempio questa, non P oppure Q, e non Q oppure R, e non R oppure non P, e vedete che io aggiungo vincoli per rendere insoddisfacibile questa formula e quindi mostrare la bontà del metodo. Q, P oppure R, e non R oppure Q, e non Q oppure P. Ora, ognuna di questi vincoli noi lo leggiamo come un'implicazione sia in un verso che nell'altro, costruiamo un grafo che ha come vertici tutte le lettere proposizionali, le sue negazioni, P, non P, Q, non Q, R e non R, e adesso andiamo ad aggiungere i vincoli che emergono dal fatto, da queste clausole. Primo vincolo: implicazione da sinistra verso destra. P implica Q, perché devo negare l'antecedente. P implica Q, quindi così. Ma anche non Q implica non P, quindi così. Q implica R, non R implica non Q. R implica non P, non P implica R. R implica non P, P implica R, P implica non R, scusate, P implica non R, quindi questa, non P implica R, non P implica R, e non R implica P, c'è ovviamente un altro grado di simmetria, e R implica Q. R implica Q, non Q implica non R, Q implica P,
non P implica, no. A questo punto ci chiediamo, esiste una dimostrazione di non soddisfacibilità di questa formula? Eh sì, perché se io assegnassi vero, il valore vero alla lettera P, quindi partissi da qua, questo attraverso l'insieme delle implicazioni, cioè dei vincoli, mi porterebbe a dire che P è falso. Ho assegnato vero, passo da qua, questo implica non R, non R implica non Q, non Q implica non P. Quindi se assegno vero a P, arrivo a che P non è vero e ho una contraddizione. E se invece assegnassi falso a P, cioè partissi da qui, allora potrei andare a R, a Q e a P. Pertanto P non può essere né vera né falsa e quindi non c'è modo di assegnare un valore di verità a tutte le lettere e in particolare non c'è modo di assegnare un valore di verità alla lettera P. È chiaro che fare questo controllo su un grafo di grandezza polinomica rispetto alla formula di partenza è anche esso stesso un problema polinomico. E quindi, in maniera polinomica deterministica, io sono riuscito a trovare un modo per mostrare che la mia formula non è soddisfacibile. E allora la non soddisfacibilità appartiene alla classe P, e siccome la classe P è chiusa sotto l'operazione di complemento, tra le altre cose, allora anche la soddisfacibilità appartiene alla classe P. Questo è il teorema 18 che ci riporta esattamente questo tipo di ragionamento e questo giustifica, ovviamente non avevamo bisogno di questa giustificazione, però tra le altre cose anche l'importanza di conoscere le proprietà di chiusura di ogni classe di complessità e di espressività. Benissimo. Perché siamo andati a nominare un problema in P, visto che stiamo studiando la classe degli NP completi, è perché questo problema ha un fratello gemello, se volete, ha un equivalente, un problema adesso a lui molto simile, che invece è NP completo. E qual è questo problema? È il problema di, data una formula di questa stessa grammatica, insoddisfacibile, trovare il numero di clausole massimo che sono soddisfacibili contemporaneamente. Nell'esempio, infatti, noi abbiamo che la nostra formula è insoddisfacibile, però se io togliessi qualche clausola, vorrebbe dire togliere qualche arco dal mio grafo equivalente, e magari quello che ottengo diventa soddisfacibile. Questo che valore avrebbe dal punto di vista pratico? Beh, immaginiamo di aver espresso un certo problema di vincoli attraverso la formula, la logica proposizionale in forma clausale, dove ogni clausola ha al massimo due letterali, e che il nostro problema di vincoli sia insoddisfacibile. A questo punto diciamo, senti, tu che hai inserito questo vincolo, prova a rilassarlo un momento e magari quello che otteniamo diventa soddisfacibile. Quindi domandarsi qual è il massimo numero di vincoli che io riesco a soddisfare al massimo, che riesco a fare contemporaneamente, è un problema interessante. Un problema interessante che assomiglia molto a quello di prima, però invece di essere un problema deterministico, appartiene alla classe dei problemi NP completi. Infatti, vale il teorema 19, max 2sat è NP completo, stiamo già parlando, notate che il problema era un problema di ottimizzazione, ma max 2sat è diventato di nuovo un problema decisionale, il problema decisionale equivalente al problema di stabilire il massimo numero di clausole soddisfacibili contemporaneamente, naturalmente clausole da 2. È chiaro che se io riesco a risolvere questo, ovviamente max sat per ogni k con k maggiore o uguale a 2 diventa NP hard, e questo è equivalente ed è un problema decisionale perché io qua ci ho messo anche la descrizione di un numero, quindi stabilire se data quella formula e dato il numero 5 è vero o non è vero che ci sono 5 clausole soddisfacibili contemporaneamente. Se io riuscissi a risolvere il problema di ottimizzazione in maniera efficiente, allora anche il problema di decisione corrispondente sarebbe efficiente, ma il problema di decisione corrispondente è NP completo
Ed è questo quello che andiamo a vedere adesso. Per essere NP completo devono valere due condizioni. Primo, deve essere appartenere all'NP. Secondo, deve essere più difficile o almeno tanto difficile quanto un problema NP completo. Perché appartiene a NP? Perché vale quello che abbiamo detto prima. Infatti, se io prendo una parola phi kappa, prima di tutto stabilisco se è veramente una coppia formula in forma clausale binaria e numero, cosa che posso fare in maniera polinomiale deterministica. Poi scelgo non deterministicamente un sottoinsieme di quel numero di clausole, ne scelgo, mi avevi detto 5, scelgo non deterministicamente il miglior insieme di 5 clausole, e a quel punto ho un nuovo problema di soddisfacibilità che però posso risolvere in maniera polinomiale deterministica perché vale il risultato precedente. Quindi prendo l'algoritmo che abbiamo visto prima con quelle sole 5 clausole e stabilisco se è vero o no che è soddisfacibile. Se è soddisfacibile ho risolto, se non è soddisfacibile ho anche risolto perché la mia scelta non deterministica era la migliore scelta possibile. Questa è la definizione di appartenere per un problema di decisione di appartenere alla classe NP, pertanto Max2Sat appartiene alla classe NP. Perché però è NP hard? Perché questa riduzione qui che adesso andiamo a cercare di capire. Non è una riduzione facile da comprendere, proviamo a fare un piccolo sforzo di capire perché la riduzione funziona. Allora, tanto per cominciare, come sempre, dobbiamo convincerci di aver capito correttamente che cosa significa fare questa riduzione. Ormai questi passaggi li abbiamo fatti tante volte, io li ripeto sempre tutti cercando di spiegare tutti i passaggi, tutti i dettagli per evitare appunto di perdersi, però quando abbiamo ormai capito bene questa parte della teoria non dovrebbe essere difficile. Allora noi vogliamo mostrare che 3 sat sta alla sinistra di una riduzione di Cook con max 2 sat. Cosa significa? Significa che qui io avrò descrizioni di formule e qui avrò descrizioni di formule diverse in generale, virgola, descrizioni di numeri, tali che funziona, vale il seguente risultato. Phi è insoddisfacibile se e solo se quello che io di qua ho ottenuto appartiene alla grammatica 2CNF, quindi qua ci sono solo clausole con al massimo due elementi, magari ci ho aggiunto delle lettere per un esempio, ho fatto qualcosa, l'importante è che questa traduzione qui sia polinomica e deterministica, quindi ho massaggiato la mia formula e ho trovato un numero tale che questo è soddisfacibile se e solo se almeno K di queste clausole sono soddisfacibili contemporaneamente. Quindi quando questa non è soddisfacibile, quello che ho ottenuto qui, quella formula fatta in tante clausole binarie, io non so se è soddisfacibile o no, però quello che so è che non più di, anzi lo so, non più di K di loro sono soddisfacibili contemporaneamente, mentre se questa è soddisfacibile, allora almeno K di loro sono soddisfacibili contemporaneamente. Così come in tante altre riduzioni, quindi io devo fare un massaggio della formula, ma devo anche trovare il numero che mi determina l'appartenenza o non l'appartenenza all'insieme Max2Sat. E qui, se è vero, come è vero, che questa traduzione che adesso noi faremo, questo massaggio da qui a qui, sembra un po' caduto dal cielo, come tante altre traduzioni, è anche vero che c'è un'idea intuitiva, che c'è un'idea intuitiva dietro. Infatti, come è fatta questa formula da questo lato qua? Lei è fatta, come ben sappiamo, è un insieme di clausole di tre letterali, o M, o R, E, parola, oppure E, parola, quello che volete. Un insieme di clausole di tre letterali. Quando lei è soddisfacibile, ognuna di queste è soddisfacibile. In particolare, ci sono sette modi diversi in generale di soddisfare una singola clausola, perché cosa che vedremo tra poco con l'esempio, se voi andate a prendere questi tre letterali, questi sono letterali, possono avere valore vero o falso, ci sono otto interpretazioni possibili, sette delle quali soddisfano questa clausola di qua. Io quello che vado a fare è, vado a prendere ognuna di queste clausole qui,
e la trasformo lei in un insieme di clausole binarie che in qualche maniera, un insieme di clausole binarie connesse da una congiunzione, che in qualche maniera codificano le sette possibili interpretazioni che rendono vera questa clausola. Lo faccio aggiungendo una nuova lettera proposizionale fresca. Una nuova qui, una nuova qui, una nuova, sono tutte diverse tra di loro, e otterrò il seguente risultato. Questa è soddisfacibile se e solo se esiste un'interpretazione che soddisfa ognuna di queste, se e solo se io posso costruire un'interpretazione che soddisfa per ognuna di queste clausole sette della sua traduzione. Quindi, se qua ci sono S clausole, qui garantisco che se ne soddisfano contemporaneamente almeno 7 moltiplicato S. Se invece questa non è soddisfacibile, io qui garantisco che non più di 6 per S, clausole diverse, sono soddisfatte. Per fortuna, questa traduzione che adesso noi facciamo è una traduzione modulare, nel senso che la posso andare a vedere clausola per clausola e quindi convincermi che funziona sulla singola clausola. Quindi prendiamo una clausola sola e andiamo a vedere come la traduco. Dopodiché, per riuscire a generalizzare il risultato, basterà appunto ripetere con lettere diverse. Io ho la mia clausola iniziale L o M oppure R, e la trasformo nel seguente modo, lasciatemi andare a vedere perché non me lo ricordo a memoria. Eccola qua. Allora, io la trasformo in questo insieme di clausole qua, L oppure R, no, R. L, E, M, E, R. Queste naturalmente sono clausole unitarie, quindi al più binario, quindi va bene. E adesso, non L oppure non M, non L oppure non M, E, non M oppure non R, non M oppure non R, E, non R oppure non L, non R oppure non L, e non L oppure non W. Attenzione qui, non L oppure una lettera nuova sto utilizzando, avevo detto che potevo farlo, non W, e non L, no, scusate, L oppure non W, M oppure non W. Quindi io uso sempre il verde per evitare di confondermi, e R oppure non W. Ora, chi è W? È una lettera nuova e il claim è: chiunque soddisfi questa è un'interpretazione che io posso estendere a un'interpretazione che soddisfa sette di queste clausole. E qualunque interpretazione che non soddisfi questa, non riesco a estenderla in un'interpretazione, comunque io lo faccia, che soddisfi più di 6 di queste clausole. Questa qui è una clausola qualsiasi, quindi L, M, R sono letterali, o lettere proposizionali o negazioni, però hanno lo stesso principio, vale lo stesso principio che per ogni lettera proposizionale, può essere o vera o falsa. Quindi se io costruisco la tabella di verità, L, M, R, a questo punto io mi metto qua, da questo lato, tutte le clausole. Notate che questa, oltre ad essere la tabella di verità, è anche la tabella di verità di queste tre prime clausole, quindi non ho bisogno di ripetere queste colonne. Non L oppure non M, non L oppure non M, non L oppure non M oppure non V, non M oppure, no, scusate, non L oppure non R, non R oppure non L, non R oppure non L. E adesso quelle nuove.
oppure non V doppio, M oppure non V doppio, M oppure, R oppure, e qua ci metto, non V doppio, non V doppio. Ora, come posso soddisfare questa clausola? Io non so qual è il valore che c'è qui dentro, non so che lettere sono, però loro seguono il principio di sempre, quindi o la soddisfo così, oppure così, 0, 1, 0, oppure 0, 1, 1, e adesso 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 e finalmente 1, 1, 1. Questi sono i possibili modi di interpretare questa clausola, non ce ne sono altri, e qualcuno di questi soddisfa la clausola e qualcuno no. In particolare, a seconda io di come ho combinato le cose, se ho ottenuto, se ho ottenuto l'interpretazione che rende falso questo letterale, falso questo letterale, falso questo letterale, questa clausola non è soddisfatta. Quindi io di qua devo fare le cose, non devo fare, devo mostrare che non c'è modo di soddisfare sette di queste colonne tutte insieme, mentre in tutti gli altri casi un modo lo trovo. Allora aggiungiamo qui la colonna di W doppio, dove però io non metto nessun valore perché questa lettera qua devo decidere il valore in maniera dinamica a seconda del caso, devo mostrare che posso farlo. E mostrare che in questo caso non posso farlo. Cominciamo proprio da questo. Quando io ho un'interpretazione che non soddisfa la mia clausola 000, allora per riuscire a soddisfarne almeno 7, in teoria, dovrei avere almeno 7 1 da qualche parte. Intanto vediamo che cosa succede. Sicuramente questa si soddisfa perché non è M oppure non M, quindi qua ho almeno 1. Questa si soddisfa e anche questa si soddisfa. Queste tre hanno tutti il letterale positivo a sinistra, quindi se io le voglio soddisfare devo mettere W doppio a 0 per avere non W doppio a 1. Se metto W doppio a 0 qui, allora avrò ottenuto 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Se invece metto W doppio a 0, allora se invece metto W doppio a 1, allora ne ho 4 perché queste qua non sono più soddisfatte. Quindi, sia che metto 0 qui, sia che metto 1 qui, questa riga qui non ha almeno 7 letterali soddisfatti, che è quello che volevo dimostrare. Invece, in ognuno degli altri casi, prendiamone uno a caso, facciamo finta di prendere, diciamo, questa linea qui. In ognuno di questi qua, di questi casi c'è un modo di farlo. Andiamo a vedere quello che ho gratis. Dunque, qui ne ho una già gratuita perché abbiamo immaginato che questo sia soddisfatto. Siccome m a 1 e l a 0, allora anche questa è soddisfatta che ha non l. Tutte quelle che hanno non l sono soddisfatte, quindi anche questa. Questa qui è non m non r, purtroppo. Vediamo se ho fatto. Allora, non m, no, ho detto una cosa al contrario, scusate. Allora. Qui abbiamo M vera, quindi L falsa. Se L è falsa, allora questo sì, effettivamente è vero, perché non è L, e anche questo l'avevo detto bene, allora. Questo è falso, ma anche R è vero, quindi anche questo è vero. Quindi ne ho già 4. Ok? Sto dicendo le cose bene? Vediamo. Non L fa 1 e quindi questo è. Non M non R. Non M non R, ma non R fa 1 e quindi questo è. Non R è 1 e quindi anche questo c'è. Ok. A questo punto L oppure W doppio, cosa devo fare con W doppio? L è falsa, quindi se voglio questa vera devo mettere W doppio a vero. Questa qui è M oppure qualche cosa, mi va bene qualunque cosa, quindi qua ho già 1, quindi ne ho già 1, 2, 3, 4 e 5. Devo arrivare a 7, mi basta mettere W doppio a 1 e sono 6, e se W doppio è 1, anche questa è soddisfatta e sono 6. Pertanto, anche per questa interpretazione qui, che soddisfa la mia clausola iniziale,
c'è un modo per estenderla, cioè c'è una decisione per un doppio che soddisfa almeno sette clausole della sua traduzione. Potete verificare questo per ognuna delle righe che ci sono e verificare quindi che ogni interpretazione che soddisfa questa clausola può essere estesa ad un'interpretazione che soddisfa almeno sette delle clausole della traduzione. Bene, cosa significa questo allora? Significa che vale il nostro teorema, vale che max 2 sat è almeno tanto difficile quanto 3 sat e quindi max 2 sat è NP completo. E avevamo detto che questo era interessante perché abbiamo che 2 sat è P e la sua versione di ottimizzazione diventa non P. Secondo me questo fa vedere bene la differenza che c'è tra le due classi. A questo punto vogliamo fare quello che abbiamo detto all'inizio che avremmo fatto, cioè andare a capire cosa possiamo dire noi dei problemi che sono NP-hard, a parte il fatto che sono NP-hard. Quando siamo di fronte a un problema del genere, voi avete capito che questi problemi emergono dalla vita reale, emergono dal mondo reale. Se uno ha, per quanto il problema del commesso viaggiatore sia NP-hard, io il magazzino automatico lo devo fare lo stesso, oppure il circuito elettrico elettronico lo devo costruire ugualmente, quindi devo trovare una soluzione che funzioni più o meno bene. E così genericamente vale per tutti gli altri. Succede che non tutti i problemi NP-hard sono ugualmente hard perché per alcuni di essi io riesco a fare la seguente cosa: riesco a trovare un algoritmo deterministico e polinomiale che mi restituisce una soluzione. Stiamo immaginando di parlare di problemi di ottimizzazione, che mi restituisce una soluzione che non è quella giusta, perché altrimenti contraddirei il fatto di essere NP-hard. Ma è una soluzione che non si discosta troppo da quella corretta. E la frase non si discosta troppo, io riesco a dire quant'è questo troppo. Questa è la differenza tra un approccio di approssimazione e un approccio statistico. Se io prendo un solutore statistico di un problema, se volete, appartenente alla classe dei metodi di apprendimento di intelligenza artificiale, magari anche in quel caso riesco a trovare soluzioni che non sono troppo distanti da quelle corrette, però non posso garantire né che sia vero né quanto è distante la soluzione da quella corretta. Sta qua tutta qua la differenza. Siamo nella teoria classica, se io approssimo un problema e riesco a dire quanto vicino sono alla soluzione. Siamo nella teoria non classica, se volete, se io approssimo un problema, modello un problema in qualche modo, però non ho nessuna garanzia, sì, statisticamente funziona, però potrebbe anche restituire soluzioni che non stanno né in cielo né in terra. E questa è proprio la differenza fra i due approcci. L'approccio classico studia il problema dell'approssimazione e dice in qualche caso riesco ad approssimare e in qualche caso non riesco ad approssimare. Formalizzando, diamo i seguenti nomi. Diciamo che O è il valore ottimo di un certo problema di ottimizzazione, quello che io mi aspetto, e A è il valore che io riesco a restituire attraverso un algoritmo di approssimazione. Diremo che A è una epsilon approssimazione della soluzione ottima se centrata una sfera, se volete, in O, la mia soluzione A sta all'interno di questa sfera di raggio epsilon, se volete dirlo in questo modo. Cioè, io sono sicuro che non ho trovato la soluzione ottima, però non mi sono allontanato troppo. Capite che in un certo modo io sto ritrasformando un problema di ottimizzazione in un problema di decisione, perché essere capaci di dire
questa è una soluzione non più epsilon, non più distante epsilon, diciamo, distante non più epsilon da quella ottima. Anche questa è una risposta sì o no. Quindi, in qualche maniera, questa dualità è uscita dalla porta ed è rientrata dalla finestra. Pertanto, ha senso dire che qualche volta ci riesco e qualche volta no. Anzi, addirittura, se uno vede questa cosa la prima volta, uno potrebbe dire: ma mai e poi mai. Se il mio problema era hard, cioè se mettere il dito esattamente sulla soluzione ottima è hard, deve essere hard anche mettere il dito in un intorno sufficientemente stretto della soluzione ottima. Per fortuna non è così. In qualche caso ci riesco e in qualche caso non ci riesco. Classifichiamo dunque i problemi di ottimizzazione in tre categorie: problemi completamente approssimabili, per i quali dunque esiste un algoritmo polinomiale tale che per ogni epsilon arbitrariamente piccolo, per quanto piccola tu fai la sfera, sei capace di trovare una soluzione epsilon approssimata, quindi di centrare non proprio lì, ma lì vicino. Questi problemi completamente approssimabili, sì, saranno pure problemi hard, però dal punto di vista, per tutti, diciamo, le applicazioni, se volete, ragionevoli, uno potrebbe dire: se io mi posso avvicinare quanto voglio in tempo polinomiale alla mia soluzione, potrei considerare questo problema risolto. Problemi che invece sono parzialmente approssimabili: se la sfera la fai abbastanza grande, io ti garantisco che la prendo. Se invece la fai troppo piccola, non ho più garanzie. Quindi esiste un algoritmo polinomiale tale che per qualche epsilon maggiore di 0, però non arbitrariamente piccolo, sono capace di trovare una soluzione epsilon approssimata. Ed esistono anche problemi non approssimabili. Guarda, per quanto grande tu faccia la sfera, il problema di centrare con una soluzione almeno la sfera è altrettanto hard come lo era il problema di centrare la soluzione esatta o centrare una sua approssimazione ha la stessa difficoltà. Osservate la seguente cosa: classificare un problema nella classe degli approssimabili o dei parzialmente approssimabili è una classificazione positiva, se volete. Lo devo fare facendo vedere un algoritmo, così come quando io metto qualcuno dentro una classe di complessità. Lo devo fare vedere facendo vedere un algoritmo. E poiché sono classi di problemi funzionali, lo devo fare vedere con un algoritmo funzionale. Classificare un problema come non approssimabile è un qualcosa di negativo. Non approssimabile a meno che P non sia uguale a NP. È un qualcosa di positivo, lo devo fare vedere andando a trovare il suo problema decisionale equivalente. Quindi non parlo del problema decisionale di centrare la soluzione, ma parlo del problema decisionale di arrivare nella sfera della soluzione e mostrare che centrare quel problema decisionale equivalente è ugualmente hard che come centrare andare al problema decisionale di centrare proprio la soluzione. Quindi sono tre categorie molto diverse tra di loro. Queste due si mostrano attraverso l'esistenza di un algoritmo e questo attraverso una riduzione. Allora, un esempio di problema completamente approssimabile è il problema dello zaino, o knapsack problem, che noi non abbiamo trattato tra quelli NP-hard. Non l'abbiamo fatto perché non possiamo farli tutti, ma non l'abbiamo fatto anche perché tra tutti i problemi NP-hard, prendere un problema NP-hard completamente approssimabile e dare un'impressione sbagliata di questo problema. Perché, come ho detto prima, per tutti gli usi pratici che uno potrebbe anche immaginarsi, se questo ha uno schema di approssimazione polinomiale, vuol dire che in realtà si potrebbe considerare risolto. Inoltre, proprio questa sua categoria, questo fatto che il problema sia completamente approssimabile, crea, se volete, una teoria a sé stante. Sul knapsack problem si è detto tutto il contrario di tutto, perché è interessante in quanto ha uno schema di approssimazione polinomiale, quindi ne esistono mille una varianti diverse, diventa, diciamo, un qualcosa di molto lungo se uno vuole trattarlo in maniera esostiva. Ve lo ricordo perché non l'abbiamo nominato esplicitamente. Il problema dello zaino è: dato uno zaino che ha una capienza o, se volete, un peso limitato, e dato un insieme di oggetti, ognuno dei quali è caratterizzato da un peso e da un valore,
nella versione di ottimizzazione trova il massimo valore che io riesco a mettere dentro lo zaino senza romperlo. Nella versione decisionale posso mettere dentro lo zaino questo valore senza romperlo? E ha una risposta sì o no. Dunque, così come l'ho descritto io, il problema è NP-hard. Però esistono degli schemi di approssimazione polinomiali, quindi esiste un modo per avvicinarsi al valore ottimo in maniera arbitraria usando algoritmi sì funzionali, però polinomiali e deterministici. Quindi questo è un esempio di problema completamente approssimabile. Andiamo a vedere un esempio di problema che è parzialmente approssimabile, lo vediamo alla lavagna, è un problema che conosciamo già, il problema della copertura minima di un grafo. Indiretto, che avevamo detto era il cugino del problema dell'albero di copertura. Abbiamo fatto tutto questo discorso: albero di copertura di un grafo indiretto, anche pesato, è un problema P, perché io voglio andare a trovare l'ottimo insieme di archi, trovare l'ottimo insieme di vertici che copre tutti gli archi, è invece un problema NP-hard e lo abbiamo dimostrato in una delle lezioni anteriori. E adesso dimostriamo che avvicinarsi a quell'insieme di vertici ottimi è possibile, ma solo fino a un certo punto in maniera prenominale deterministica. Prendiamo un grafo qualsiasi, così ad esempio, magari. Così, e diciamo che vogliamo coprire questo grafo utilizzando un algoritmo polinomiale deterministico che però non mi garantisce la soluzione ottima. E io cosa faccio? Prendo un arco a caso, diciamo che prendo questo, e inserisco nella copertura tutti i vertici, i suoi due vertici. E a questo punto dico che i suoi due vertici hanno coperto sì l'arco che avevo preso, ma anche tutti gli altri che insistono su uno dei due. Quindi ho coperto questo e ho coperto questo. Ho finito gli archi? No. Allora prendo un altro arco a caso, diciamo questo, prendo i suoi vertici, questo e questo qui, e metto nell'insieme dei vertici coperti tutti i vertici che insistono, degli archi coperti, tutti gli archi che insistono su qualcuno di questi vertici. Quindi questo è coperto e questo è coperto. E adesso ho finito gli archi. Ho trovato 1, 2, 3, 4 coperture di questo grafo. L'algoritmo è polinomiale e deterministico e trova una copertura. Ora tutto quello che devo stabilire è quanto mi sono avvicinato alla soluzione ottima. Per vedere quanto ci siamo avvicinati alla soluzione ottima, lo facciamo con due esempi e poi andiamo a vedere l'argomento, diciamo, teorico generale che mi dice quanto mi sono avvicinato. Andiamo a vedere due esempi diversi tra di loro, più semplici di quelli che abbiamo fatto adesso, per capire appunto la differenza. Prendiamo un grafo molto semplice come questo e diciamo di volerlo coprire usando questo algoritmo. Quando noi lo copriamo usando questo algoritmo, farlo come vuoi. Usa l'ordine che vuoi, per forza questo algoritmo ti restituisce 3, ti restituisce 4 vertici, cioè lo copre così. Perché? Perché lui prende prima il primo e quindi copre 3, dopodiché prende, andiamo a farlo passo per passo, se no non si capisce. Prendiamo il nostro grafo originale e applichiamo l'algoritmo che abbiamo appena visto. Prendo il primo vertice, prendo il primo arco, questo qui, prendo tutti i vertici che insistono su lui e quindi copro questi tre. Adesso prendo un altro arco scoperto, che è l'unico arco scoperto, questo qui, quindi lo prendo i suoi vertici e copro tutti gli archi. Ho ottenuto che questo grafo si può coprire con il valore 4, bella scoperta. Lo sapevo prima, l'algoritmo mi ha restituito il valore 4 come copertura minima. Io non volevo garantire che fosse ottima, volevo garantire che fosse abbastanza vicino. Qual era la copertura ottima? La copertura ottima ne bastavano 3, quindi qui l'ottimo è 3. Da questa parte
Invece andiamo a fare un altro grafo, per esempio questo. Cosa succederebbe con l'algoritmo? L'algoritmo prenderebbe uno qualsiasi degli archi, diciamo che prende questo, copre, dice che nella copertura ci stanno questi due vertici, e a questo punto toglie tutti gli archi che sono già coperti da qualche vertice, quindi toglie tutti gli archi, e mi restituisce come copertura ottima 2. Qui l'ottimo però era 1, perché bastava prendere questo vertice qui, quindi l'ottimo è 1. Il claim è che questo algoritmo restituisce un valore che non è peggio del doppio dell'ottimo. Qui era 4 su 3 e qui era 2 su 1. Quindi il peggio che riesco a fare, o il meglio che riesco a fare, è restituire qualcosa che non è peggio del doppio del numero di vertici che effettivamente servivano. Questo è l'idea. Che io adesso voglio fare vedere. Allora, il nostro algoritmo è: prendi un insieme qualsiasi, prendi un insieme vuoto di vertici, prendi tutti gli archi e adesso, finché non hai finito gli archi, prendi un arco a caso, aggiungi i suoi due vertici all'insieme come si dice, all'insieme dei vertici che fanno parte della copertura ed elimina dall'insieme degli archi ancora da trattare qualunque arco che insista su uno dei due e poi restituisci la cardinalità. Cosa succede? Beh, è chiaro che questo algoritmo è n quadro, ma è anche chiaro che ogni volta che io prendo un arco, al massimo due nuovi vertici sono inseriti in questo insieme. Però nell'insieme che io sto costruendo, questo insieme che non è l'ottimo, è uno dei due che io ho inserito per forza. Doveva stare nell'insieme ottimo, altrimenti se nessuno dei due ci stava, quell'arco lì sarebbe rimasto scoperto. Pertanto, se ogni volta almeno uno dei due giusti lo faccio, nel peggiore dei casi ho costruito un insieme che è il doppio dell'insieme ottimo. E allora succede che il problema della copertura minima è 2 approssimabile. Notate che io qua l'ho descritto enunciato in forma funzionale perché sto dando il risultato positivo. Allora abbiamo un esempio di un problema che è completamente approssimabile, un esempio di problema che è 2 approssimabile, però non ho detto niente se è 1,5 approssimabile. Ci sono problemi che non sono approssimabili, certo. E questo problema potrebbe essere, uno di questi problemi è sicuramente il problema del commesso viaggiatore. Di nuovo in versione funzionale. Dire che il problema del commesso viaggiatore non è epsilon approssimabile per nessun epsilon, non minore di 1, per nessun epsilon maggiore di 0, scusate, qua c'è scritto maggiore di 0, dire che il problema del commesso viaggiatore non è approssimabile per nessun epsilon è dire che per ogni tentativo di approssimazione, un tentativo di approssimazione è un epsilon, scegli un epsilon, quindi scegli il raggio della sfera, il problema decisionale associato a questa sfera è ancora hard. Cos'è il problema decisionale associato alla sfera? È il problema di stabilire se un certo valore sta all'interno di una della sfera di raggio epsilon rispetto alla soluzione ottima. Qui ho la soluzione ottima, io voglio stabilire sì, no, problema decisionale, se sono arrivato dentro la sfera oppure no. Per ogni sfera c'è un problema diverso, quindi è un problema parametrico. Ma per ogni parametro, per ogni epsilon, questo problema è altrettanto hard che come lo era il test di TSP originale. Ricordate che io do il nome TSP alla versione decisionale del problema del commesso viaggiatore. Qui addirittura sto dicendo una cosa più forte, perché questo problema decisionale non è neanche associato alla sfera, ma è associato solo a un lato della sfera, nel senso che mi basterebbe dire che arrivo a non più di epsilon epsilon volte il numero minimo, cioè non ne
non sto neanche dicendo che la parte sinistra, vi ricordate che noi dovremmo essere contenuti sia a destra che a sinistra per essere una un'approssimazione. Io dico che è hard addirittura solo essere meno che epsilon volte la soluzione. Una volta compreso, che cosa voglio fare, diventa abbastanza facile capire come farlo, come mostrare questa hardness. E diventa facile perché in realtà siamo ben allenati a questo tipo di dimostrazioni, nel senso che questa dimostrazione qui è in tutto e per tutto equivalente a quella che già abbiamo fatto per mostrare che il TSP era hard, era NP hard. E il fatto che queste due cose si assomiglino non è casuale, è perché il TSP e la sua approssimazione sono ugualmente hard, sono hard per la stessa ragione. Noi abbiamo mostrato che UAM sta alla sinistra di una riduzione polinomica con TSP. Quello che facciamo adesso è mostrare che UAM sta alla sinistra di una riduzione polinomica con TSP epsilon per qualunque epsilon. E lo facciamo esattamente nello stesso modo. Come abbiamo fatto qui? Qui avevamo un grafo indiretto qualsiasi, e qui avevamo un grafo indiretto completo e pesato, tale che questo aveva un ciclo hamiltoniano se e solo se, scusate, qui avevo un grafo indiretto completo e pesato con un numero k, tale che questo ha un ciclo hamiltoniano se e solo se esiste un ciclo hamiltoniano su questo grafo di peso inferiore a k. Qui facciamo esattamente la stessa cosa, solo che risolvere questo problema significava centrare la soluzione ottima, e risolvere questo problema significa centrare la soluzione ottima in un intorno diciamo, in una sfera di raggio epsilon. Usiamo esattamente la stessa tecnica. Prendiamo un grafo qualsiasi diretto, che è quello che sta qui dentro, e lo trasformiamo in un grafo che è lo stesso grafo, dove però abbiamo aggiunto tutti gli archi mancanti e lo abbiamo pesato. Tutti gli archi che c'erano qui pesano 1, e tutti gli archi nuovi, non 11, ma 1, e tutti gli archi nuovi pesano, andiamo a vedere per non sbagliarci, V per epsilon meno 1 più 2. Tutti gli archi nuovi pesano cardinalità di V per epsilon meno 1 più 2. Perché questo numero strano? Non è difficile da capire da dove viene questo numero qua. Cosa succede se qui c'è un ciclo hamiltoniano? Vuol dire che qui c'è un ciclo hamiltoniano di peso cardinalità di V, perché io posso usare solo archi vecchi. Stesso ragionamento di prima. Cosa succede del caso non approssimato? Cosa succede se qui non ci fosse un solito esempio? Qui non c'è un ciclo hamiltoniano, vuol dire che di qua sono obbligato ad usare archi nuovi quando voglio un ciclo hamiltoniano. E quindi il peso minimo di un ciclo hamiltoniano qui è, devo usare almeno al più V-1 archi vecchi e almeno un arco nuovo. Cosa succede quando usiamo V-1 archi vecchi e almeno un arco nuovo? Basta fare i conti. Basta fare i conti e sommare il peso di tutti gli archi. Quindi, nel caso in cui qua non ci sia un ciclo hamiltoniano, un ciclo dall'altra parte costa come minimo V-1 più il peso di un arco V per epsilon-1 più 2, quindi più il peso di un arco nuovo. Cosa succede quando facciamo questa somma? La cardinalità di V meno 1 più epsilon V meno cardinalità di V più 2, questo voglio con questo, e quindi abbiamo cardinalità di V più 1. Questo è il peso minimo plain su questa trasformazione. Questo ha un ciclo hamiltoniano se questo, che si chiama G,
Carminelli. G ha un ciclo hamiltoniano se e solo se G', che è quello trasformato, virgola V, appartiene a TST epsilon, virgola cardinalità di V. Perché? Perché se questo è un ciclo hamiltoniano, allora di qua io ho un ciclo hamiltoniano con archi vecchi e quindi pesa V e pertanto sta dentro la epsilon perché ho beccato proprio quello giusto, quindi sta dentro la sfera. Se questo non ha un ciclo hamiltoniano, allora qui c'è un ciclo hamiltoniano ma di peso almeno questo, che non sta nella sfera perché questo è strettamente maggiore di epsilon v, che era il limite superiore, della sfera, e quando questo è più 1 è strettamente maggiore di epsilon v. Pertanto beccare la sfera è ugualmente hard, ugualmente difficile che stabilire se un grafo indiretto qualsiasi ha o no un ciclo hamiltoniano. Questo significa che io non posso, utilizzando, diciamo, come norma generale, non posso approssimare il problema del commesso viaggiatore utilizzando un algoritmo polinomiale deterministico, a meno che P non sia uguale a NP. E allora, come ho detto all'inizio, non tutti i problemi NP-hard sono uguali tra di loro, non tutti i problemi NP-hard sono uguali tra di loro. Perché qualcuno è più uguale degli altri. Come possiamo concludere questa parte? Ripassando molto velocemente l'insieme completo di tutte le riduzioni che abbiamo fatto, ripassando l'insieme delle riduzioni e dicendo tutto quello che riusciamo a dire su ognuno di questi problemi. Diventa interessante a questo punto farsi un quadro completo, e naturalmente a cui uno dovrebbe puntare quando studia questo tipo di cose, avere un'idea chiara di che cosa è successo. Noi stavamo studiando la classe degli NP completi, in generale la classe degli NP, abbiamo trovato la classe degli NP completi e a questo punto è diventato interessante studiarla. Ci siamo accorti che il nostro problema SAT è il nostro problema principale che dimostra, diciamo, rappresenta la classe NP, il primo problema NP completo. Siamo arrivati a tre SAT attraverso una riduzione polinomiale deterministica, che è un problema che è equivalente a questo qui, però più semplice da trattare. E co cosa abbiamo fatto? Siamo andati a mostrare che click è almeno NP-hard, siamo andati a mostrare che am è almeno NP-hard, che cover è almeno NP-hard, che max 2 sat è almeno NP-hard, da am siamo passati a uam, da uam siamo passati a TSP e da uam siamo anche passati a TSP epsilon per qualunque epsilon. Inoltre, click è parente di che cosa? Delle componenti fortemente connesse. Cover è parente dell'albero di copertura minimo. Questi qua sono tutti parenti dei percorsi minimi. Questi qui sono tutti parenti dei problemi di ragionamento, ma in particolare sono anche parenti di due SAT, due SAT, tutti parenti nel senso che questi sono problemi di ragionamento, questo è facile, questi sono difficili, questo è un problema di componenti fortemente connesse, però questo è facile, questo è difficile, questi sono problemi sui percorsi minimi in qualche maniera, questo è facile o questi sono facili, questi sono difficili e questi qua sono, questo qui è un problema di copertura, se copro gli archi. Se scelgo gli archi per coprire i vertici è facile, se scelgo i vertici per coprire gli archi invece è difficile. Ed inoltre, questo non è approssimabile, questo è parzialmente approssimabile.
Naturalmente questo potrebbe essere arricchito dicendo tutto un insieme diverso di cose. Un'altra maniera di vederlo è che se noi abbiamo la classe P qui e la classe NP qui e la classe NP complete qui, all'interno della classe NP complete ci sono quelli che sono approssimabili, quelli che sono parzialmente approssimabili e quelli che sono non approssimabili. Nel proseguo delle nostre lezioni, nelle prossime settimane, andremo, vedete qua abbiamo il nostro schema fatto anche meglio di quello che ho fatto io alla lavagna, però non contiene tutta l'informazione. E andremo, dicevo, a esplorare due cose, a esplorare l'interno della classe P e quello che c'è fra NP ed EC, un pochino tra NP ed EC c'è un'infinità di cose e noi vedremo solo alcune di queste e qua sotto c'è meno ricchezza, però ce n'è abbastanza da poterci fare, insomma, alcune, diciamo, da poter dire alcune cose, alcune cose interessanti. Grazie per l'attenzione e alla prossima volta.